quando siamo partiti abbiamo detto: beh, questo è un settore in cui possiamo fare finalmente qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che osi un po' di più. Io sono estremamente soddisfatto di quello che è uscito. È un buon risultato di un dialogo forte tra committente e progettista. Il nostro lavoro in questa fase è quello di estrarre le cose più rilevanti, significative e efficaci che già esistono nel pensiero di Ordine Fondazione e metterle da un lato nero su bianco e dall'altro fare in modo che emergano con un volume maggiore, perché molti dei contenuti comunque erano già ben chiari alle persone. All'interno di Piaggioliti 1 ci sono queste due entità che collaborano, ma che nella realtà avevano bisogno di avere un'identità separata, e questo forse con la nostra vecchia strategia di comunicazione non c'era. La parte più difficile forse è stata proprio capire che rapporto ci dovesse essere tra Ordine e Fondazione anche a livello visivo. Questi luoghi sarebbero stati poi utilizzati non solo dall'istituzione in sé, ma anche da degli architetti che fanno i grafici, perché sono due mondi che si sono molto uniti. E allora volevo trovare un segno grafico che rappresentasse non solo l'architettura, ma anche l'urbanistica, la città e il paesaggio. La fondazione è arrivata ad avere anche un nuovo nome, e questa è la novità e, diciamo, in qualche modo la sorpresa che c'è stata nell'avviare e nel progredire con il lavoro, perché era proprio questo uno degli oggetti per far capire all'esterno di che cosa si occupava la fondazione.